Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Fratelli, Dio ci chiama ancora una volta alla conversione. Preghiamo per ottenere la grazia di una vita nuova in Cristo Signore. Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, che non vuoi la morte, ma la conversione dei peccatori, soccorri il tuo popolo perché torni a te e viva. Donaci di ascoltare la tua voce e di confessare i nostri peccati. Fa che, riconoscenti per il tuo perdono, testimoniamo la tua verità e progrediamo in tutto e sempre nell'adesione al Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, Dio ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia, mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Parola di Dio. Non disprezzi, oh Dio, non fare
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere con il dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo. E la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanche io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Riascoltiamo Gesù che domanda: «Donna, dove sono? Dove sono quelli che amano accusare, quelli che si inebriano dei difetti degli altri, quelli che si credono grandi perché fanno apparire piccoli gli altri? Dove sono quelli che amano puntare il dito? Nessuno ti ha condannata? Neppure uno di quelli che immaginano che il nostro rapporto con Dio sia quello di imputati in un'aula di tribunale, quelli che credono di salvare la verità prendendo a sassate chi sbaglia, quelli che pensano di dar gloria a Dio eliminando i suoi figli che sbagliano». Il brano che abbiamo ascoltato, il brano dell'adultera, è così scandaloso, così conflittuale, che per secoli quasi nessuna comunità cristiana l'ha voluto. La maggior parte degli antichi testimoni, manoscritti, versioni, padri, lo hanno ignorato, perché scandalizzava la misericordia di Dio. La misericordia senza condizioni, senza clausole, senza limiti. La misericordia, il cui tempo è l'anticipo, la misericordia preveniente. E lo sottolinea Sant'Agostino:
gente di poca fede ha cancellato questo brano pensando che desse la patente di impunità alle loro donne, quasi si trattasse di un permesso a peccare, tanto Dio perdona. Soltanto con il Concilio di Trento questo brano ha ottenuto il pieno riconoscimento di canonicità. E subito ci sentiamo portati dentro una serie di conflitti, uno di quelli centrali, quello tra Gesù e l'istituzione del suo tempo. E prima il sabato o prima l'uomo, la persona o la legge, quella donna doveva morire, ma lo ordina niente meno che la parola di Dio. E Gesù ignora quel comando. E allora forse c'è qualcosa che vale più della parola di Dio? Scrive una grande del Novecento, Simone Weil: mettere la legge prima della persona è l'essenza della bestemmia. Gesù afferma una cosa enorme: non tutta la legge che noi diciamo di Dio ha origine divina, talvolta essa è il riflesso di un cuore duro. Lo proclama a chiare lettere agli scribi quando dice: per la durezza del vostro cuore Mosè ha dato il permesso di ripudio, ma in principio non era così. La Bibbia domanda intelligenza e cuore, e per questo Gesù, tante volte infedele alla lettera per essere fedele allo Spirito, ci prende per mano e ci insegna ad usare la nostra coscienza, ci insegna ad usare la nostra intelligenza per custodire il fuoco e non per adorare la cenere. E allora ci accompagniamo dentro questo brano seguendo passo passo. Gli scribi e i farisei gli condussero una donna e la posero là in mezzo. Questa giovane donna, usata come pretesto, non è neppure una persona, è una cosa che si prende, si porta, si conduce, si pone di qua o di là, dove a loro va bene, là in mezzo. In mezzo, perché i farisei di ogni epoca, e forse anche noi, siamo tra quelli che mettono al centro del rapporto con Dio il peccato, invece che la fioritura della persona. Lei in mezzo e attorno un universo di soli uomini, pronti a uccidere, i loro sguardi su di lei, forse morbosi, certamente sguardi di pietra. Una donna che non ha nome, e quando nel Vangelo c'è un personaggio che non ha un nome proprio, quello porta il nome di tutti noi, ci rappresenta tutti. Una donna schiacciata da un potere che esprime l'oppressione degli uomini sulle donne, infatti è un tribunale di soli maschi, è l'oppressione più sottile. Mosè ha ordinato di uccidere gente così. Sono poteri che sanno di morte, che non esitano a usare la vita della donna, a usare la religione per eliminare un'altra vita, quella di Gesù. Vogliono difendere Dio uccidendo l'uomo, cioè mettono Dio contro l'uomo, ed è il peggio che ci possa capitare. È la tragedia del fondamentalismo religioso e di quello islamico in particolare, uccidere in nome di Dio. Invece il genio del cristianesimo è che Dio e uomo non si oppongono più. Materia e spirito si abbracciano, il Verbo si fa carne, sconfinano l'uno nell'altro, questa è l'incarnazione che continua. La legge a noi ha comandato di uccidere donne come questa, si sente il disprezzo. E tu cosa dici? La donna e la legge sono un pretesto, dicevano questo per metterlo alla prova, per accusarlo. Conoscendolo si aspettano che Gesù non approverà la lapidazione, e questo farà scattare la trappola su di lui, l'accusa di bestemmia e di impietà. Ed ecco la reazione di Gesù, che è introdotta magistralmente con la tecnica della suspense. Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Non sfida il gruppo, non lo provoca a viso aperto, perché l'avrebbe inferocito ancora di più. Introduce una pausa, un silenzio riflessivo, e ci invita tutti a fare altrettanto.
quando rischiamo anche noi di farci travolgere dal contagio della violenza che urla attorno a noi, una pausa di silenzio. Si abbassa, si china, con gli occhi a terra, come preso da un pudore santo davanti al mistero di quella donna là in mezzo, e forse presagisce che un giorno sarà lui in quella posizione, quando anche lui sarà preso, condotto, trascinato, accusato, spogliato, colpito. Si china e si mette a scrivere. Il testo non dice che cosa. Sono segni sulla pietra del selciato del Tempio. Non si possono leggere, ma conta il gesto di scrivere, ripetuto due volte. C'è qualcosa che Dio scrive e riscrive e che voi ancora non riuscite a leggere perché la sua parola non è finita. Il dito di Dio scrive ancora in te. Lui che ha scritto le tavole di pietra del Sinai scrive ancora. La rivelazione non è conclusa. È come se Gesù dicesse: io sono qui per questo. Sono il racconto nuovo, il racconto inedito del volto d'amore del Padre. Poi Gesù si alza. Ora fronteggia il tribunale. E sono parole di sdegno per l'ipocrisia. Mai, mai nel Vangelo vediamo Gesù scagliarsi contro la debolezza o contro la fragilità della creatura. Mai. Ciò che lo riempie di sdegno è l'ipocrisia dei pii e dei devoti, e la malattia che ne nasce, che è la durezza del cuore, la sclerocardia, la malattia religiosa che lui teme e combatte di più, il cuore di pietra, il cuore indurito. Gli sguardi di scribi e farisei si fissano sul male delle persone e diventano violenti. Quello di Gesù invece, il suo primo sguardo, lo fa notare un grande teologo, Johann Baptist Metz, il suo primo sguardo, una cosa straordinaria, non si posa mai sul peccato di una persona. Andate a guardare nel Vangelo, il suo primo sguardo si posa sempre sulla sofferenza e sulla povertà della persona. Per questo il suo cuore è tenero. E ora una frase, pronuncia una frase così efficace ad essere diventata proverbiale: chi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. Gesù butta all'aria tutta la loro ipocrisia con poche parole, così taglienti, così vere, che nessuno di loro, pur così esperti in teologia, può ribattere niente. Chi di voi non rientra nella stessa condanna che volete infliggere a questa donna? Nessuno può gettare la pietra perché la scaglierebbe contro se stesso. Non è teologia ciò su cui Gesù si fonda, ma è la verità della vita. Perché anche se sbaglia, la persona rimane sacra, sempre e comunque inviolabile. Davanti ad essa ti devi togliere i calzari, come Mosè davanti al roveto ardente, questo luogo è santo. E violare una persona, un corpo, colpevole o innocente, con le pietre, o con il potere, o con le parole, è la negazione di Dio che in quella persona vive, di cui quella persona è tempio. Questo corpo, questa cosa così povera e così sublime, in cui soffriamo la densità del dolore, in cui godiamo lo stupore della gioia, questo corpo è il sacramento della comunione con tutto ciò che vive e della nostra scorciatoia divina. Se ne vanno tutti, cominciando dagli anziani. Il giudizio contro quella donna è diventato un boomerang contro l'ipocrisia dei giudici, cominciando dai più anziani, che non sono i più vecchi, ma sono i più importanti, i più autorevoli, e se ne vanno perché sono funzionari delle norme e analfabeti del cuore di Dio. Ed è la cosa che temo anch'io per me come sacerdote, come religioso, di diventare esperto in decreti e ignorante del cuore dell'uomo e forse anche del cuore di Dio. Sant'Ambrogio ha una espressione che mi piace tanto e che tanto mi aiuta. Dice così: dove c'è misericordia, lì c'è Dio. Dove c'è rigore e severità, forse ci sono i ministri di Dio,
ma Dio non c'è. Deus deest, Dio è altrove. È calato il silenzio. Gesù rimane solo con la donna e si alza con un gesto bellissimo. Si alza davanti all'adultera, come ci si alza davanti ad una persona attesa e importante. Si alza in piedi, con tutto il rispetto dovuto ad una presenza regale, si alza per esserle più vicino, nella prossimità, occhi negli occhi, e le parla. Nessuno le aveva parlato prima. Lei e la sua storia, lei e il suo intimo tormento non interessavano. Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata. Dove sono quelli che sanno soltanto seppellire di pietre? Non qui devono stare. Quelli che sanno soltanto vedere peccati, dove sono? Solo Gesù e la donna e nessun altro. Il Signore non sopporta due tipi umani: gli ipocriti, quelli delle maschere, i commedianti della fede, quelli dal cuore doppio, e poi gli accusatori. Vuole che scompaiano. Come sono scomparsi quel giorno, così devono scomparire gli accusatori dal cerchio dei suoi amici, dai cortili dei templi, dalle navate delle chiese, dalle stanze del potere e delle parrocchie. E la promessa del profeta Isaia: se toglierai di mezzo a te il puntare il dito contro i tuoi fratelli, il Signore ti risponderà. Se non ci impalchiamo a giudici o maestri, Gesù e la donna soli, e qui è lo scandalo. Si alza, si fa vicino, le parla e la chiama donna, con il nome che ha usato per sua madre. Non è più l'adultera, non è la trascinata, è la donna. In lei si risveglia ora la donna. Gesù adesso si immerge nell'unicità di quella persona, nell'intimo di quell'anima, ed è soltanto così che anche noi possiamo trovare l'equilibrio tra la regola e la compassione, immergendoci nella concretezza di un volto e di una storia, non in un'idea, non nei codici o in una norma, imparando dall'intimità e dalla fragilità. La fragilità è maestra di umanità. Guardiamo tutta la storia e la nostra città, la nostra nazione, il mondo oggi. È la cura dei fragili, è la cura degli ultimi, dei portatori di handicap, è l'attenzione data alle pietre scartate che indica il livello di civiltà di un popolo, di una nazione. Non sono le gesta dei forti o dei potenti, non quelle dei capi di Stato o dei generali, ma come sono trattati gli ultimi della fila. Questo è secondo l'occhio di Dio, che comincia sempre dagli ultimi della fila. Non avere paura allora della fragilità. Che bello sarebbe poter essere se stessi e vulnerabili e senza il timore di essere adoperati o violati dagli altri. Leonardo da Vinci notava una cosa: il semiarco, cioè un arco a metà, è la figura architettonica più debole di tutte, non si regge da solo. Ma aggiungeva anche che appoggiando l'uno all'altro due semiarchi fragilissimi otteniamo un arco che è invece la figura architettonica più possente e robusta. Allora io sono così debole da avere sempre bisogno dell'altro, sempre bisogno d'amore, ed è appoggiando una fragilità all'altra che anche noi possiamo sostenere il mondo. Nessuno ti ha condannata. Neanch'io ti condanno. Gesù adesso scrive non più per terra, scrive nel cuore di quella donna, e le parole che scrive, la parola che scrive è futuro. E la donna di colpo appartiene al suo futuro, non più al suo passato, alle persone che amerà, ai sogni che realizzerà. La vera domanda di Gesù non è mai: ma tu da dove vieni? Cosa hai fatto? La vera domanda è: tu verso dove cammini? La donna non ha chiesto perdono, altro scandalo. È una persona nella paura di morire, ma tanto basta al Signore, perché la prima legge di Dio è che ogni uomo, ogni suo figlio viva.
E Gesù non le chiede se è pentita, perché la misericordia è preveniente, viene prima. Lui non si interessa di rimorsi, perché in fondo anche il rimorso, il pentimento, sono cose che ancora ti legano al tuo passato. Il perdono di Dio invece è un atto creativo, apre sentieri, ti rimette sulla strada giusta, fa compiere un passo avanti, spalanca futuro. Il perdono non è un colpo di spugna sulla lavagna della vita, sugli errori del passato, ma è di più, molto di più. È un colpo d'ala verso il futuro, è un colpo di vento nelle vele della mia barca. Già leggendo la Bibbia siamo sorpresi che la Scrittura non chieda che il peccato sia espiato, ma che sia confessato. Non domanda che la colpa sia scontata, ma che sia riconosciuta. Unica condizione per il perdono, rileggiamo il grande Salmo di Davide, il Miserere, il 51, l'unica condizione per il perdono è la sincerità del cuore. Ma adesso Gesù va più in là, apre un'altra rivelazione. Noi siamo abituati a pensare che Dio ci perdoni perché siamo pentiti. In realtà noi riusciamo a pentirci solo quando sentiamo l'abbraccio di Dio che ci stringe a sé, l'abbraccio preveniente di Dio. Noi pensiamo di incontrare il Signore come premio di una vita buona, invece è l'incontro con Lui che è generativo di vita buona. La pecora smarrita non è incontrata dal pastore perché si converte e perché sta tornando all'ovile, ma è trovata e caricata sulle spalle, mentre è ancora lontana e ancora perduta. Ecco il Signore Gesù, la misericordia di Dio, che è perdono senza condizioni, senza clausole, senza contropartita. Ed è un fatto generativo. Incontrare questo amore senza condizioni genera amanti senza condizioni. Neppure io ti condanno. Ecco il cuore del racconto. Non è il peccato o da condannare o da perdonare, non è questo il centro. Là in mezzo non va posto il male, mai porre il male al centro. In mezzo va posto un Dio più grande del nostro cuore, che non giustifica l'adulterio, non banalizza la colpa, ma riapre il futuro e là dove ci eravamo fermati ci fa ripartire. Perdono nel Vangelo si dice con un termine greco, aphesis, che deriva da due parole. Iemi, verbo di moto, andare, apò, da un luogo ad un altro. Il perdono è mettere in cammino. Il perdono è il verbo della nave che salpa, dell'uccello che spicca il volo, della freccia che scocca, della carovana che si mette in cammino al levar del sole. Il perdono è volto al futuro, non al passato. Il perdono è generativo, di orizzonti nuovi e di forza nuova e di cuore nuovo. Gesù non colpevolizza nessuno. Lui insegna respiri. E così anch'io. Non devo colpevolizzare nessuno, neppure me stesso. Colpevolizzare è una parola un po' difficile, ma cosa vuol dire? Vuol dire questo: hai sbagliato tutto, non ce la farai mai, sei un fallito, non vali niente, non sei capace di amare bene, non meriti attenzione. Invece Gesù, invece di colpevolizzare, è venuto a fare altro ai colpevoli. Metterà se stesso al posto di quella donna, al posto di tutti i condannati, di tutti i peccatori della terra, e si lascerà uccidere da quel potere ritenuto sacro, di origine divina, spezzando così la catena malefica della violenza. Doveva essere
l'ultima vittima perché non ci fossero più vittime, se l'avessimo ascoltato, e spezza la catena malefica dove essa ha origine, in una terribile e terribilmente sbagliata idea di un Dio che condanna e si vendica, giustificando la violenza. Sbagliarci su Dio è il peggio che ci possa capitare, perché poi ti sbagli su tutto, sulla vita, sulla morte, sul bene e sul male, sulla storia, sul mondo. E invece lui racconta di una mano che accarezza e poi sospinge, di un pastore che ci prende in braccio e per la prima volta ci ama per quello che siamo, perdonando ogni errore, curando ogni ferita, sciogliendo ogni dolore. Gesù è venuto a portare una rivoluzione radicale dei rapporti tra Dio e l'uomo e stravolge il tradizionale ordine ad asse verticale, basato su gerarchie di potere, sopra di tutti un Dio giudice e punitore da temere, al di sotto di lui uomini di religione che estendono quel potere su altri, che a loro volta lo esercitano, su altri ancora, più deboli di loro, in una catena infinita di poteri sempre più meschini. Gesù è venuto a darci un appuntamento, un giovedì, quando si cinge un asciugamano e lava i piedi ai suoi apostoli e gli dice qualcosa di scandaloso: chi è Dio? Dio è il tuo lavapiedi, che si prende cura di ogni tua fragilità. Allora ci viene da dire, come a Pietro: ma Signore, tu sei tutto matto, un Messia non fa così. È vero, il cristianesimo è scandalo e follia. Chi è Dio? Io sono uno che ti aspetta e quando torni a casa, come uno schiavo, ti lavo i piedi. C'è da non capirci più niente. E allora capiamo da che cuore viene la parola: nessuno ti ha condannata, neanch'io ti condanno. Gesù sa che per bloccare il meccanismo perverso della violenza non c'è altro da fare che svuotare Dio stesso della sua immagine sbagliata. Per questo è venuto. Un Dio nudo, in croce, che perdona, che non spezza nessuno, spezza se stesso, che non versa il sangue di nessuno, versa il suo sangue, che non chiede più sacrifici, ma sacrifica se stesso. Questo è il gesto sconvolgente e necessario per disinnescare la miccia delle infinite bombe sulle quali è seduta l'umanità. Gesù, che parla di un padre non onnipotente, ma onniamante, come dice Jaspers, onniabbracciante, che può tutto ciò che l'amore può, cioè può amare come nessuno l'ha fatto mai. Non più il dito puntato, ma quello che scrive sulla pietra del cuore: io ti amo. Ma quanti cristiani di poca fede, appena inizi a parlare della misericordia di Dio senza condizioni, senza clausole, senza contropartita, si affrettano ad aggiungere: sì, però è anche giusto. Pensano che la giustizia di Dio sia come quella umana o addirittura come la loro, partorita da cuori piccoli e duri. Non sanno quello che dicono e tantomeno sanno quello che fanno. Ricordate il piccolo profeta Giona, il profeta controvoglia, che va in collera perché Dio salva Ninive e lui era là seduto sulla collina per assistere a un genocidio. Se Dio è giusto, deve punire i colpevoli, e anche noi, se siamo sinceri, la pensiamo come Giona. Se il male non è punito, se non c'è castigo, non c'è neppure giustizia. Invece la giustizia di Dio non ha lo scopo di giudicare, ma di giustificare, cioè di rendere giusti, come lo è Lui. La giustizia di Dio rende giusti.
Giustizia e misericordia allora sono la stessa cosa. Usciamo dalla ossessione dei conti in pareggio con Dio, confessiamolo e ci farà bene, con Dio i conti saranno sempre in rosso. Ma mentre la giustizia umana vuole dare a ciascuno il suo, questa è la nostra frase, la giustizia è rendere a ciascuno il suo. La giustizia di Dio ha un altro scopo, ha quello di dare a ciascuno se stesso, di dare a tutti la propria vita. Allora, quando è misericordia con me, Lui è giusto con me, in quel momento mi dà se stesso, mi dà il segreto del suo cuore. Al centro del cristianesimo, allora, fratelli e sorelle, al centro del cristianesimo non c'è quello che io faccio per Dio, ma quello che Dio fa per me. E il simbolo della giustizia di Dio non è la bilancia delle nostre giustizie umane, il simbolo suo è la croce, non l'equivalenza, il pareggio tra il dare e l'avere, ma l'eccesso, il di più, il morso del più dentro i nostri equilibri, il divino disequilibrio. E Gesù conclude, va ed ora in avanti non peccare più. Ecco che risuonano le sei parole che bastano a cambiare una vita. Gli altri uccidono, lui indica passi. Gli altri coprono di pietre, lui insegna sentieri. Ed ora in avanti, e ciò che sta dietro non importa più, importa il tuo futuro. Lui non domanda da dove vieni, ma verso dove sei diretto. Il bene possibile. Notate, il bene possibile domani conta di più del male di ieri. E Dio perdona non come uno smemorato che fa finta che non sia successo niente, ma come un liberatore. Tante persone vivono come dentro un ergastolo interiore, dentro patiboli che hanno elevato a se stessi, schiacciate da sensi di colpa che durano decenni a causa di errori passati, e in questo modo massacrano l'immagine divina che preme in loro per venire alla luce. Gesù apre le porte delle nostre prigioni, smonta i patiboli su cui spesso trasciniamo noi stessi e gli altri. Lui sa bene che solo uomini e donne liberati e perdonati possono portare al mondo libertà e pace. Dice a quella donna, vai, cioè esci dal tuo passato, vai verso il nuovo e porta lo stesso amore, lo stesso perdono a chiunque incontri. Tu non sei più l'adultera di questa notte, ma sei la donna che da adesso in avanti è di nuovo capace di amare molto, di amare bene. E allora un'altra scandalosa frase di Sant'Agostino, Felix culpa, felice colpa che è servita a conoscere più in profondità il cuore di Dio. Il paradiso, io credo, sapete, il paradiso non è pieno di santi, è pieno di adultere perdonate. È pieno di peccatori perdonati, di gente come me, come noi. Perché il perdono non è buonismo, è la forza che rimette in cammino una vita. Ricordo il cardinale Martini che diceva a noi preti a Milano, in qualsiasi situazione incontriate una persona, da qualsiasi situazione venga, voi indicate sempre un passo in avanti. Un passo è sempre possibile. In qualsiasi condizione la persona si trovi, indicate un passo per una vita migliore. E allora, ecco, il perdono è questa forza di rimettere in cammino una vita. E l'amore autentico, dice Rainer Maria Rilke, il vero amore ti ama davvero chi ti obbliga a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. E il Signore, il Vangelo, tira fuori dal bruco, dal verme che credevo di essere la farfalla che sono. Gesù sa che nessun uomo equivale al suo peccato, che la donna non coincide con le sue ombre, ma con i suoi semi di luce, che il buon grano
vale più di tutta la zizzania del cuore. Per lui il bene possibile domani conta di più del male di oggi. A lui non interessa più il passato, è il Dio del futuro, del mare aperto, del grano che matura dolcemente e tenacemente nel sole. E mi ripete, il grano, il buon grano, vale più della zizzania. Noi siamo, il nostro cuore è una zolla di terra, dove convivono bene e male, spesso con le radici intrecciate. Però noi fissiamo l'attenzione sul bene, proteggiamolo, custodiamolo, facciamolo crescere, diamo vigore al bene. Il grano vale più della zizzania, il bene pesa più del male, la luce è più importante del buio, una spiga di buon grano conta più di tutte le erbacce del campo. Donna, nessuno ti ha condannata? Le parole di Gesù e i suoi gesti hanno l'effetto inatteso di spezzare lo schema buoni cattivi, colpevoli innocenti, perché nessuno rimane innocente, ma tutti lo ridiventiamo per la misericordia di Dio. E all'occhio nostro, che è attirato dal male, attirato dal peccato, dai difetti degli altri, Gesù chiede di vedere il Padre che conduce il sole sul campo dei buoni e dei cattivi, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Al nostro occhio è chiesto di vedere il sole e la pioggia che la mano di Dio guida sul campo di ogni uomo, di buoni e cattivi. Neppure io ti condanno. Gesù, con la misericordia, ci conduce in un campo inusuale. Allo stesso modo della preghiera, questo campo è quello che è oltre gli schemi del buono e del cattivo, oltre gli steccati dell'etica. Pensate, nella preghiera noi preghiamo per tutti, per Abele e per Caino, per le vittime e perfino per i carnefici. Quel bellissimo testamento dei 6 monaci trappisti di Tibirin uccisi in Algeria, quando dicono così: e anche a te, fratello, che verrai con la spada, daremo l'appuntamento nello stesso paradiso. E pregavano: Signore, disarmali e disarmaci. La preghiera intercede per tutti, e così la misericordia, e così la carità, che non distingue tra meritevoli e no, tra chi merita il mio amore e chi non lo merita. Preghiera, carità, misericordia passano oltre ogni distinzione, e la grandezza del cuore di Dio, e chiunque ha meritato di abbeverarsi all'oceano della vita che è Dio, merita anche di bere un sorso al mio piccolo ruscello. E se questa distinzione tra santi e peccatori, tra buoni e cattivi, ci sembra una distinzione religiosa, ebbene, forse non lo è, almeno nel suo fondo. È figlia del nostro cuore che cerca il male, del nostro cuore fariseo, ma non del cuore di Dio. Qual è la differenza tra me e un santo? Non nel novero e nel numero dei peccati. La differenza tra me e un santo è che io, come lui, pecchiamo 7 volte al giorno, ma lui fa il bene 70 volte 7, e soffoca sotto una seminagione di bene i cattivi semi dell'anima, del nemico. Allora, ecco, fratelli e sorelle, ascoltando il Signore Gesù in questo brano scandaloso, a noi non è chiesto di essere immacolati. Nessuno lo è in quel cortile del Tempio. Non ci è chiesto di essere immacolati, ma piuttosto che siamo sempre in crescita, questo sì, non immacolati ma incamminati, non di essere perfetti, non ce la facciamo, ma con il desiderio profondo di progredire sulla via del Vangelo. Noi non saremo giudicati se abbiamo raggiunto la vetta della perfezione,
ma se abbiamo camminato con infinite riprese, cadendo 7 volte ma rialzandoci 8 volte, se avremo camminato con il cuore tenace e libero verso le vette della carità, dell'amore di Dio, dell'incontro con Lui. Allora, Signore, concedimi la grazia di vederti mentre ti alzi in piedi e mi parli come a quella donna, i tuoi occhi sulla mia fragilità, il tuo sguardo capace però di vedere in me frammenti d'oro, i tuoi occhi che cantano alla vita, che cantano al futuro. E ti prometto, lascerò cadere di mano tutte le pietre che avevo preparato, e ti prometto, non lancerò mai più pietre contro nessuno. Amen. Fratelli, confessate i vostri peccati e pregate gli uni per gli altri per ottenere il perdono e la salvezza. Mettiamoci in ginocchio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa, supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Riuniti in assemblea penitenziale,
Invochiamo con fiducia Dio, fonte di ogni misericordia, perché purifichi i nostri cuori, guarisca le nostre ferite e ci liberi da ogni colpa. Noi peccatori ti preghiamo. Perché il Signore ci dia la grazia di una vera penitenza, preghiamo. Noi peccatori ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché ci manifesti la sua clemenza e ci dia il condono di tutti i nostri debiti, preghiamo. Noi peccatori ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché i figli che si sono allontanati dalla Santa Chiesa ritornino in comunione di fede e di amore con i loro fratelli, preghiamo. Noi peccatori ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché nei nostri cuori feriti dal peccato si ravvivi la grazia del battesimo, preghiamo. Noi peccatori ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché illuminati dalla speranza della gloria eterna possiamo accostarci nuovamente al Santo Altare, preghiamo. Noi peccatori ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché sostenuti dalla forza dei sacramenti siamo sempre fedeli a Cristo Signore, preghiamo. Noi peccatori ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché salvati dalla divina misericordia rendiamo testimonianza al nostro Salvatore, preghiamo. Noi peccatori ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché camminiamo con perseveranza nella via del Vangelo e possiamo godere un giorno la gioia della vita eterna, preghiamo. Noi peccatori ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Tuoi sacramenti hai posto il rimedio alla nostra debolezza. Fa che accogliamo con gioia i frutti della redenzione e li manifestiamo nel rinnovamento della vita. Per Cristo nostro Signore. Riprendono ora le confessioni individuali.
I sacerdoti raggiungeranno il loro posto accompagnati dai volontari di Giovani e Riconciliazione. Al termine ci ritroviamo per il ringraziamento comunitario e la conclusione della celebrazione. Thank you.
tuo coraggio, la tua forza mi sostiene. Thank you.
il clima di silenzio e di preghiera mentre si celebra il sacramento. Carissimi fratelli, dopo aver sperimentato nel sacramento della riconciliazione la bontà e la dolcezza dell'amore di Dio per noi, ricolmi del Santo Spirito, lodiamo e ringraziamo Dio nostro Padre e rinnoviamo il proposito di essere sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in noi. Thank you.
Signore Gesù Cristo, ricco di misericordia e di perdono, che hai voluto assumere la nostra natura umana per sostenerci fra le prove della vita, con l'esempio della tua umiltà e pazienza, aiutaci a custodire i benefici della tua redenzione e fa che mediante una sincera penitenza risorgiamo dalle nostre cadute. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Prima della benedizione, permettetemi di ringraziare Padre Hermes per questo dono grande che ci ha portato, ci ha aiutato a gioire della misericordia di Dio, di sentirci dentro questo abbraccio grande del Dio Padre misericordioso, dell'esperienza che abbiamo fatto del perdono, della misericordia di Dio, diventi veramente fondamento della nostra speranza per camminare giorno dopo giorno alla seguenza di Gesù. Quindi grazie Padre, ancora sta a confessare, quindi però è veramente, viene anche da lontano perché non sta qui, viene da Vicenza, quindi lo ringraziamo ancora. E ora invochiamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Ci benedica il Padre che ci ha rigenerati alla vita eterna. Amen. Ci aiuti Cristo, Figlio di Dio, che ci ha accolti come Suoi fratelli. Amen. Ci assista lo Spirito Santo che dimora nel Tempio dei nostri cuori. Amen. Il Signore vi ha perdonato, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.